il 28° Reggimento Pavia ha aperto le porte della caserma per condividere sentimenti e valori comuni con la cittadinanza in occasione del giorno dell'Unità d'Italia e della Festa delle Forze Armate. Le celebrazioni sono iniziate con il picchetto d'onore Interforze e con l'ingresso delle associazioni combattentistiche d'arma, dei gonfaloni di Pesaro Urbino e del prefetto Tommaso Ricciardi, accompagnato dal comandante dell'Unità Pluriarma dell'Esercito Italiano, il colonnello Antonio Di Leonardo. È seguita l'alzabandiera alla presenza di un reparto d'onore Interforze in armi, composto dal personale dell'Esercito, della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Capitaneria di Porto e della Polizia Penitenziaria. Nell'occasione è stata deposta una corona in memoria dei caduti, poi il prefetto ha letto il messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricordato la dedizione e il contributo delle Forze Armate che ha consentito all'Italia di divenire uno Stato unito, libero e democratico. La pace è un valore da coltivare e preservare, ha aggiunto il capo dello Stato, e più che mai l'odierna aggressione scatenata dalla Federazione Russa contro l'Ucraina ci chiama alla responsabilità di testimoniare concretamente le nostre convinzioni. Soldati, marinai, avieri, carabinieri, finanzieri e personale civile della difesa, la Repubblica, concluso, vi è grata per la vostra abnegazione e per l'impegno profuso. A prender parola è stato anche il comandante Di Leonardo. Noi ci teniamo affinché le nostre forze armate, l'esercito di cui io faccio parte, siano parte integrante della comunità, siamo al servizio del paese non solo in occasioni di eventi quali crisi, guerre, conflitti, ma siamo qui per voi sempre, in ogni occasione. Una ricorrenza anche per ricordare soprattutto i più giovani, le persone, tutti coloro che hanno perso la vita per la propria patria. Assolutamente sì, questo è doveroso e come dicevo prima anche nel mio discorso, la memoria deve essere un fondamento del nostro vivere quotidiano, perché non c'è storia senza radici e senza radici non c'è neanche un presente e un futuro di pace e di prosperità. Il comandante poi ha ricordato il percorso che lo ha condotto fino al 28° Reggimento Pavia. Io sono stato qui per la prima volta nel 2003, quando il reggimento era in chiusura, era in prevista chiusura ed era destinato a essere appunto un monumento, un parcheggio. Invece lo Stato Maggiore a me e altri ufficiali ha affidato il compito di riconfigurare quello che era il vecchio CAR, ovvero il reggimento di addestramento reclute, in un reggimento ad altissima valenza operativa che è quello che vedete oggi. Quindi per me è un ritorno, è una grandissima emozione perché ho fatto tanti passaggi qui come comandante nelle varie unità sottordinative del reggimento, quella la compagnia, il battaglione, e oggi sono onoratissimo di essere il 72° comandante di reggimento. Diverse le autorità civili, militari e religiose presenti oggi alla cerimonia. Il vice sindaco di Pesaro, Daniele Vimini, ha colto l'occasione per ringraziare il prefetto che a fine mese raggiungerà la meritata pensione dopo una vita al servizio dello Stato. È importante anche l'apertura che il comandante del 28° reggimento ha voluto tenere alla cittadinanza, non solo invitando questa mattina le scuole anche a prendere parte ufficialmente ai discorsi celebrativi, ma anche a visitare durante la giornata, come altri cittadini che lo vorranno, il 28° reggimento, la caserma, per conoscere il ruolo fondamentale che questo reggimento svolge nei teatri europei e mondiali di guerra e di scontro, per la comunicazione e per favorire, diciamo, la comunicazione anche tra i popoli oppressi o tra i popoli in guerra. In generale, appunto, oggi anche l'occasione per salutare nell'ultima uscita pubblica, oltre a quella che si terrà per l'onorificenza in prefettura, il prefetto Tommaso Ricciardi, cui ci ha legato non solo uno spirito di collaborazione importante con tutte le amministrazioni della provincia in questi anni, ma anche appunto un senso di comunità molto sviluppato che ha accompagnato sia l'uscita dall'emergenza della pandemia, ma anche momenti complessi, pensiamo anche agli ultimi fatti tragici delle alluvioni, insomma una presenza che le istituzioni a tutti i livelli, a partire anche dall'amministrazione, ha sempre sentito vicini, fino anche a avere compiuto l'apertura del Palazzo Ducale alle visite dei turisti e dei cittadini. Il lavoro è già iniziato col prefetto Lapolla, quindi gli siamo grati, ovviamente un pizzico di rammarico lo salutiamo, ma ha terminato il suo mandato e quindi aspettiamo poi il nuovo prefetto con altrettanto entusiasmo.